Guarda sta montagna qua, incredibile. Pazzesco. Gola. Dall'altra parte ce n'è un'altra. Ed è un fiordo. Sì, lì qua c'è l'inizio di un fiordo. Cioè, che spettacolo di posto. Pensate se ci fosse il sole, che bello che È vero. sarebbe. Sono 2 gradi. Ragazzi, non c'è, mi sa che è un po' la zona industriale perché non c'è niente. Siamo andati dentro un supermercatino a scaldarci. Ma mi sembra, c'è scritto che è famosa per l'alluminio. Beh, c'è la fabbrica. Ci sono le fabbriche d'alluminio. Vabbè, ci spostiamo un attimo, vediamo. Andiamo alla ricerca di qualche posto. Andando a vedere un posto che io avevo salvato, che dicevano che era bello, non so cosa ci sia. Non c'è niente, è una fattoria. Ma scusa, ma difatti, dove cazzo si è? Sarà lì? Non ho idea, non so. Bello è bello, però non ho capito. Sì, ma io non è che ho cercato il parcheggio, c'era qualcosa che ti dicevano che era bello, non so, non mi ricordo, dovevamo andare a guardare lì, anche perché qui mi Procedi in direzione due nord, minuti e un tra chilometro, 600 metri, svolta a manda non so sinistra. dove, c'è una chiesetta, ma bello, grazie, 300 metri. una chiesetta è carina. Ci mettiamo qua che tanto piove dove cazzo La andiamo. tua destinazione si trova sulla C'è sinistra. una bella chiesetta lì. Ah, ho comprato una bolla nuova per mettermi in bolla, vediamo com'è. Quella che c'avevo lì faceva era una bolla giocattolo. Ogni tanto non funzionava. Bella la chiesetta, però capire come metterci. Allora, aspetta che apro la mia bolla. Poi capiamo come metterci. Andrò a fare una foto a quella chiesina lì, visto che siamo qua. C'è scritto parcheggio giorno e notte? Oh, stasera purè fatto dall'Antonella, non quello in busta. È un'altra cosa, ragazzi. Pure è vero. Purè è vero, brava Anto. Quei wüsterozzi norvegesi. Non vedo l'ora di andare in Germania a mangiare i Würstel tedeschi. Ma che siamo come fare i norvegesi italiani, schifezze. Vabbè ragazzi, qua piove sempre. Domani danno addirittura Antonellina vuole neve. andare al sud. Adesso Qua addirittura danno. piano piano andiamo verso la Svezia del sud. No, perché insomma, un mese che E siamo al qua. freddo. Non, è bella, bellissima, ma c'ho le ossa a marce. È vero. Allora, hai cambiato idea del venire a vivere qua? Ma un conto è vivere, un conto è stare su un camper, che è un po' diverso, un conto è visitarlo. Vabbè. Stavo guardando la strada per domani. Allora, da qua costeggiamo il Tingvollfjorden, qua un pezzettino qua. Andiamo su di qua, arriviamo a Oidergaard. Poi tagliamo su di qua, passiamo su queste isole, specie di isole. Qui saranno tutti i ponti, Eh penso. sì, sono tutti ponti. Tutti i ponti, Bergozoia, per la 70. Poi andiamo su quest'altra isola qua. Pazzesco. Bello. Qui cosa ci abbiamo? Kristiansund. Ah, dobbiamo arrivare a Kristiansund. Kristiansund. Dobbiamo arrivare a Kristiansund. Kristiansund, è finita poi, eh? No, Kristiansund, no, poi la inizia. Ah, Si inizia o scende giù finisce? e Dipende qua da dove c'è. vai, da dove parti. C'è l'altro, l'Atlantic Road. Sì, l'Atlantic Road praticamente è la 64. 64 che inizia da. Vabbè, sì, da Kristiansund. Ah, inizia da Kristiansund. E finisce L'Atlantic a Road. Moldo, o fa Moldo che L'Atlantic Kristiansund. Road. Dipende da dove vai. E noi andiamo su e poi dopo basta.
So qual è la prima, E penso che inizia da quanto? Ragazzi, dopo due o tre partitine a carte andiamo a dormire. Vinto io. Ha vinto lei. Vinto io. Vabbè, un po' Ho vinto stanchissimo, anche. io. Troppo stanco. Poverino. L'UFO che ha visto ieri sera, lo volevano rapire. Infatti, vabbè ragazzi, ci vediamo domani mattina. Sperando che sia un po' più bello il tempo, cosa vi devo No, danno dire? neve qua a Ah 7 già, qua chilometri. danno addirittura neve. Perciò qua no, magari non nevica qua, ma non può essere bello. Ok, a Ok. domani. Ciao ciao. Addio. Buongiorno. Buongiorno. Altro giornatina calda. Sì, qua Adesso, 4. no, ma adesso abbiamo deciso che quando ci svegliamo dobbiamo dire siamo norvegesi, Ah sì? Hai deciso dobbiamo abituarci. Ma saremmo norvegesi ancora per un paio di settimane, poi torniamo a essere italiani. Dobbiamo abituarci al clima qua. Ah, sulla montagna lì mi sa che ha nevischiato, eh. Ma il mio meteo, che è diverso dal tuo, non lo so perché, anche se siamo nello stesso paese, mi dava neve qua. Qua non sta nevicando, però in Però la quel lì montagna lì mi neva. sembra Sì, appena appena. Sì, poca roba, però sì, con la sì, montagna sì, sì. che c'era in alto. Non so se si vede da qua, no, forse no. E niente, vabbè, anche oggi c'è Ecco. sempre quella pioggerellina lì che Immenso, scende. che picchia piantina sui tegoli È vecchi di proprio una neve. pioggerellina Sì, fine, 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 sicomori, sì. Esatto, e fine. adesso andiamo verso Vabbè. la Atlantic Road. strada dell'Atlantica. Sono andato a fare le foto con la chiesetta là. Peccato perché il posto è molto bello, ma Sì. ieri sera non si poteva uscire dal camper. Pioveva, vento, vento, pioggia, pioggia, vento. Ho giocato a carte, fa Abbiamo niente. giocato a carte, sarà Vinto 20.000 io. anni che non Vinto gioco. io. Ha vinto lei, si è abbarato. Vabbè, dai, beviamo il caffè e ripartiamo. Ok, sì. Là dove abbiamo dormito piovigginava appena appena. Appena siamo partiti ha ricominciato a piovere. La tonnellina è lì dietro sempre a fare le sue operazioni. E vabbè. Siamo arrivati sul fiordo, ragazzi. Qui c'è un campeggio. Guardate che hanno messo tutti i fiorellini sui pali della luce. Carino sto Fiorito, piazzale, i giardini, bello. Spero nella primavera. paesino. Carino sto paesino. A mangiare la briochina, il Ma dolcetto, sempre i bagni? il dolcetto che abbiamo comprato. I bagni? Sì, ci sono, ho visto Sì, il no, ho visto cartello. che ci sono. Chiaramente piove. E vabbè, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Era bello anche fermarci qua per mangiare. Guardate che carino. Io non so quanto le sfruttano queste panche qua, questi tavoli. Qua ci sono i bagni. Bello. Quell'affare là non l'ho capito. Cos'è? Guardate che ponte, non so se lo dobbiamo prendere, mi sa di no, no, però forse noi dobbiamo andare, Kristiansund di qua, Alessund Molde. forse dobbiamo andare di là noi, Sì, perché noi lo prenderemo dopo. non ci fa prendere quel ponte lì, ci manda di qua a destra. Lo prendi dopo, lo prendi Esci dalla rotonda e prendi Frøykolbejan. Non Continua torniamo su più di Riksvei qua, non 70 per 16 km. torniamo più di qua. Siamo ancora a Kristiansund. Sì, siamo ancora
ancora a Kristiansund e non abbiamo capito quando inizia la 64 Atlantic Road, però ci siamo andati. Dovrebbe iniziare da qui l'Atlantic Road, cioè al bivio qua. Dobbiamo girare a destra, 64, c'è il cartello qua, Atlante. Ok, qua è l'inizio della 64, me lo dice anche il navigatore. Devi andare a destra. Iniziamo con un tunnel. Il paesaggio è cambiato completamente, ragazzi, guardate. Che belle tutti questi isolotti qua. Andiamo a vedere cosa c'è. Qui c'è una passerella. Andiamo a vedere. Che bello, ragazzi, guardate qua. In voglia di fare un bagnetto con la piscina naturale. Oh, ma chi ho trovato? Sulla mia strada. Ragazzi, qua ci sono i bagni, dove c'è il parcheggio, c'è anche il bar di fianco. Qui c'è il bar e i bagni. Qua ci sono anche i vari opuscoli. Lasciamo questo viewpoint qua bellissimo e andiamo avanti. Facciamo il ponte famoso, dai, via. Pronti, partenza. Via. Vediamo un po' se riesco a prendere qualcosa. Store Saint. Che bello. Store Saint.
meglio anche di qua. C'è la passerella, basta, c'è il bello. Mare. Bello bello. Qua dopo il ponte c'è un'altra area, vediamo se si può mangiare qua. C'è un posto? No, c'è solo un posto per questo qua, mi sa. C'è solo lui. Sembrava grande, visto davanti. Porca miseria, ci ha fregato il posto. No, ci stavamo. Perché sennò siamo sempre col culo alto. Oggi Lanto mi ha chiesto a me che se magna. E lui cosa mi ha detto? Cosa ti ho detto? Che se magna. Che se magna? Figuriamoci. Che se magna, una Antonini. Volta avesse una o un'idea. Ma sei tu lo chef cuoco grande? Certo. Misterioso. Misterioso. Cosa ci fa, cosa mangiamo? Boh? Adesso sì, come non lo so. Dai, guardo. Adesso guarda, non te io filmo, vado a vedere cosa c'è. Carino anche qua. Sì, bello. Allora abbiamo deciso per la pasta? Sì. Ok. Pasta come? Ecco, pasta, altre domande? Non lo so. Devo guardare che sugo c'è. Ok. Cosa c'hai? Hai detto? Funghi pronto? Tartufo. Va bene. Della Deluxe. Ok. Sono buoni i sughi della lì, da lì, eh? Sì, della sì. Deluxe. L'altra volta era buono. Ok. Mi tiri la poltrona. Buon appetito Antonellina, questa è la nostra pasta. Vediamo un po' com'è. Pensavo com'è? Meglio. Buona? Sì, pensavo pensavi meglio. Meglio. Riprendiamo il viaggio. Guarda che c'è un faro là Anto nel mare. È vero. Hai visto? Sì. Hai visto? Il faro? Sì, non ci sono dei grandi spari come... Intanto si sveglia. Intanto l'applicazione si sveglia, mi dice limite di velocità. Quando la voglia lei. Guardate che bello qua, questo paesino. Sopra le montagne le dico. Le montagne, sì, ma uno spruzzino proprio. Sì. Una finta tanto. Vabbè. Comunque nevicatino, vuol dire che non fa caldino. No, non fa caldino, no. Scusa, scusa, la montagna più alta di Norvegia non l'abbiamo vista. Colpa mia. Dov'è? Perché ci hanno passati vicino. No, è vicino al lago Tino. Un altro ponte, un pontone. Altro pontone. Siamo a Solsnes, adesso prendiamo il traghetto e andiamo dall'altra parte che è, sì, a Farnes. A Farnes. A Farnes, a fare che? Da Solnes a Farnes. Da Solnes a Farnes. Ad a Farnes. Ok, aspettiamo, sta arrivando adesso.